Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi, dopo qualche giorno di riposo forzato a causa di un brutto raffreddore, per cui scusate la mia voce se è peggiore del solito, riprendo a fare video, riprendendo anche con un appuntamento mensile fisso del mio canale che è il video haul, per cui oggi vi mostro gli acquisti relativi al mese di settembre. Questo mese di settembre è stato anche il mese del mio compleanno, per cui mi sono tolta alcuni sfizi, approfittando anche di varie offerte che mi sono state proposte dai vari store di make-up, proprio perché era il mio compleanno, per cui magari avendo la tessera sono registrate, quindi insomma sapete come funziona. Innanzitutto vi mostro quello che ho acquistato da Sephora, ossia queste due palette che sono la Smoked dalla Urban Decay e la Eye Candy della Sleek. Allora, per quanto riguarda Sephora, vi dico subito che, a prescindere dal compleanno o meno, mi è arrivata all'inizio di settembre una mail dove potevo usufruire di uno sconto di 6 euro per ogni 40 di spesa, per cui ho deciso di approfittare subito di questa cosa e acquistare la Smoked, che costa 45,90 euro, per cui questa l'ho pagata 39,90 euro. La Smoked è una palette uscita nel 2012, della quale mi ero subito follemente innamorata vedendola in vari video, in particolare quelli di Giuliana Makeup Delight, alla quale mando un bacione nel caso remoto in cui vedesse questo video, perché è una delle mie youtubers preferite. Ed è la palette dedicata agli smoky eyes. Come vedete è composta da 10 cialde, una più bella dell'altra, estremamente scriventi, perfettamente sfumabili, per cui io mi sono già innamorata di questa palette, ma in realtà è una palette molto più versatile di quello che si può pensare vedendola così a colpo d'occhio, perché può anche spaventare un po'. In realtà è una palette, come ho già detto, molto versatile, perché si possono fare sì smoky colorati e molto audaci, ma anche smoky estremamente classici e magari più chiari, come ad esempio con questo bellissimo grigio. Ci sono poi Kinky e Freestyle, che sono rispettivamente l'illuminante e un colore neutro, che veramente smorzano un po' questi toni così accesi e mi piacciono tantissimo. La palette inoltre è dotata di questo specchio comodissimo, ha un packaging molto robusto, impermeabile, che si apre e chiude grazie a questa cerniera zip, per cui è molto robusta anche dal punto di vista del trasporto, e all'interno è corredata dalla matita nera Perversion, che è una matita nerissima, pigmentatissima e assai precisa, è l'unica matita con la quale io riesco a fare l'uso eyeliner, e lo vedete nei miei make-up tutorial più recenti che lo utilizzo. Appunto viene data insieme e già solo la matita penso che costi parecchio, e oltre alla matita all'interno della scatola trovate anche una mini size dell'eyeshadow primer potion, che come saprete tutte è la base per ombretto estremamente bella della Urban Decay, e poi questo libretto che si chiama Get the Look Book, dove vengono illustrati alcuni make up che si possono realizzare con questa palette, spiegati passo a passo con un tutorial, per cui vedete che vi sono vari disegni, e quindi insomma un acquisto sicuramente del quale sono soddisfatta. L'altro acquisto, sempre da Sephora, è la Eye Candy della Sleek, palette molto meno costosa, costa solo 9,90 euro, appartiene appunto alla Eye Candy Collection rilasciata dalla Sleek per l'estate 2013, si compone di queste 12 cialde, tutte declinate su toni di colori freddi, ma estremamente estivi e femminili, per cui ci sono dei rosa, dei verdini, questo giallino, ma ci sono anche colori più scuri come questo viola, il blu e il nero, che sono adatti anche per la stagione che sta arrivando, quella autunnale, insomma, quindi si userà bene anche un po' più avanti. Di questa palette io mi sono innamorata follemente utilizzando. Quest'estate ero andata da Sephora a Riccione e avevo visto quella omologa però dell'Aqua Collection, che era bellissima ma aveva ombretti molto polverosi. Questi qui, a differenza degli altri, invece sono estremamente cremosi, non solo polverosi, per cui mi piacciono molto, la sto usando molto. E ho realizzato anche un make-up tutorial in collaborazione con 77 Piga recentemente, se vi va andatelo a vedere, magari vi lascio il link qui da qualche parte, dove utilizzo il colore blu, che è veramente molto bello. Adesso passiamo agli altri acquisti del mese di settembre, che sono innanzitutto questo smalto della Kiko della linea Quick Dry, che vi ho già mostrato nel video top e flop di agosto, seconda parte, gli smalti, e il numero 807. Questa linea di smalti è uscita da poco da Kiko, sono smalti ad asciugatura rapida che vengono venduti in uno scaffale a parte, ci sono tantissime colorazioni e hanno un packaging arrotondato anziché squadrato.
Io ho scelto questo colore qui perché è quello che mi mancava, un po' un rosso metallizzato molto particolare. Veramente si asciuga in pochissimi secondi, per cui l'ho catalogato fra i top, però purtroppo dura poco, come dicevo già in quel video, per cui non più di 2 giorni, ma non si può pretendere l'impossibile, però è un acquisto che ho fatto a settembre che mi piace molto. Sempre in fatto di smalti, ho poi acquistato un Lasting Color Gel della Pupa in questa colorazione rosa Barbie che è la 011. Anche questo mostrato tra gli smalti top delle ferie, per cui nel video che vi dicevo. Questo qui pagato solo 1 euro da Tigotà, grazie alla promozione Tutte Pazze per Pupa. Riallacciandomi sempre a questa promozione, sempre da Tigotà, ho acquistato anche il mascara Vamp, che vedete anche lui all'opera nei make-up tutorial più recenti. Tra l'altro è quello che sto indossando ed è un prodotto che mi piace tantissimo e che riacquisterò anche a prescindere da eventuali promozioni perché è uno dei migliori mascara che io abbia mai utilizzato. Capisco perché è così famoso e amato, ha questo scovolino piccolo ma molto efficace che in curve separa le ciglia, è estremamente pigmentato, dura bene tutto il giorno, non colla, non sbava e quindi mi piace e si strucca bene. Poi, sempre da Sephora questo mese, ho acquistato di nuovo il Trind che era finito e che sapete già quanto io lo ami. E poi, sempre rispetto a capricci per il compleanno, ho deciso di soddisfare una voglia che avevo già da un po', che è questo smalto qua di Chanel, che è il Rouge Noir, il numero 18, che è uno dei milestones proprio degli smalti Chanel, insieme al Particulier. Ho acquistato questo smalto da Limoni perché Limoni, a tutti coloro che hanno la tessera, quest'anno mandava una cartolina nel mese, del compleanno appunto della persona in questione, una cartolina sconto 10% su qualsiasi prodotto presente da Limoni, per cui ho deciso di sfruttare così questo sconto. Ero indecisa, come ho appena detto, tra il Particulier e questo, ma swatchandoli sullo scotch insieme alla commessa, poi mi sono innamorata del Rouge Noir. Che lo saprete tutti, è uno smalto proprio classico, appunto come dice il nome, che è secondo me azzeccatissimo, tra il rosso e il nero veramente, sulle unghie rende benissimo, tra l'altro con la pelle chiara, e se andate sulla mia pagina Facebook troverete una foto, dello smalto applicato sulle mie unghie, quindi se vi fa piacere andatela a vedere. Lo smalto costa 22,50 euro, io l'ho pagato col 10% di sconto, per cui circa 20 euro o giù di lì. Sicuramente un prezzo eccessivo per uno smalto, ma in un caso del genere. Adesso vi mostro gli ultimi 2 acquisti di questo mese che si discostano come genere rispetto a quelli mostrati finora e sono delle creme per il viso. Ho deciso di provare questa crema qua, sempre come crema notte, la crema Aloe al 40% per il viso della Equilibra. È una crema che, lo saprete già, si trova nei supermercati che da Tigotà. Io questa l'ho presa da Tigotà, l'ho pagata 8 euro e devo dire che non penso né bene né male di questa crema, cioè ne penso bene nel senso che non ha provocato reazioni negative da parte della mia pelle e questo è sicuramente già buono, però nello stesso tempo non l'ha migliorata, per cui l'ho accantonata e vorrei sapere da voi che opinione avete di questo prodotto, perché ne ho sentito un po' di pareri discordanti sul web e quindi se mi lasciate un commentino dove mi dite cosa ne pensate voi, se la conoscete, sono curiosa. E però per quello che mi riguarda è, diciamo, accantonata. Per essere sostituita dall'ultimo prodotto che ho acquistato nel mese di settembre che vi mostro, da Imperialis della Lush. È il primo prodotto Lush che acquisto, l'ho acquistato nel negozio Lush di Alessandria, dove una gentilissima commessa, anche se diciamo detto fra noi un pochino insistente, mi ha mostrato vari prodotti e alla fine mi ha illustrato appunto questa crema qui quando io l'ho chiesto una crema viso per la notte e illustrandole brevemente le caratteristiche della mia pelle mi ha consigliato Imperialis, che è una crema equilibrante per cui adatta un po' per tutte le pelli, ma in particolare quelle a tendenza mista come la mia, che magari qua è più secca mentre qui è un pochino più grassa. Devo dire che è la quinta no quella appena passata è la quinta notte che passo con Imperialis e mi trovo molto bene. I prodotti là, tutti i prodotti estremamente naturali, a base magari di fiori, come ad esempio questa crema, che appunto non contengono schifezze, quindi insomma io per adesso mi trovo bene, per cui il primo bilancio è positivo. Anche voi a vostra volta, se avete già esperienza più lunga di me rispetto a questa crema, fatemelo sapere nei commenti. Per cui ragazze, questo era tutto per quanto riguarda gli acquisti di settembre. Io vi ringrazio per aver aperto il video e avermi seguito e
Saluto e ringrazio tutte le nuove iscritte che si sono aggiunte recentemente al mio canale, anche voi un bacione. Se non siete ancora iscritte, se mi state seguendo per la prima volta, iscrivetevi anche voi, mi farà molto piacere. Ciao. Un bacione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutte!